There's always his comments in my YouTube. Oh wow, a lot of hearts. Love you. Yeah. Love you all. Victor, ciao. I live in Spain, next to your country. Yes, very, very next. Jesus, Jesus Possum, that's funny. me too, I missed you. Yeah. I actually non so che lingua parlare. Cosa faccio? Parlo in italiano, parlo in inglese o hango in mal? Okay, so now I'm in Korea. And yeah, ma c'è qualche italiano che si è collegato, sta guardando? O sono tutti amici coreani? Dai italiani, forza! Voglio vedere. Ok, voglio vedere qualche. How big that cabbage is? Massive, massive pechu. Ok, we still haven't started. Korean. Korean 친구. 제 친구. 아직도 안 시작하지 않아요. 예, 그래서 12시 시작할 거예요. Ok, ah, in Italia ovviamente sono le 4. This is the reason why sto usando troppe lingue qui. Facciamo che iniziamo con l'italiano e basta. I love you, dude. Me too, dude. Ciao. Wow. C'è Uri pen, Uri 한국 사람 pen, 진짜 사랑해요. Oh, and 무슨 어? In English. Okay. It will be less than 1 hour. Okay. So stay here, and you will see kimchi possam made with Italian ingredients. State, faccio tutti e tre. State qui, meno di un'ora, spero di farcela in 45 minuti. Vi faccio vedere come fare kimchi possam. E per i miei hangucingu, tol, 30분 tol, coglioio. 그래서, 여기서, 있어요. Stay. No, it's not 있어요. 아직도, 예, 공부하고 있어요. Gli italiani sono collegati dalla pagina dell'istituto. Ok. Aren't you tired? Yes. Cincia pigoneo. Hajiman. Live 하고 있어요. And I'm getting a lot of fun out of this. So I'm doing it for you. For the Italian and for the Korean. I'm so glad that I'm doing here in Korea and I have a lot of Korean people watching and I hope a lot of Italian people watching. Okay, now it's 12 o'clock, 4 del pomeriggio per gli italiani, stanno guardando, mi hanno confermato, quindi possiamo iniziare e da adesso uso solo l'italiano perché sennò mi confondo troppo. Benvenuti! Annyeonghaseyo! Today, oggi voglio farvi vedere una ricetta molto molto semplice. Forse una delle più semplici, ma è quella che, come ho detto nelle storie, è quella che racchiude l'essenza dell'hansik, della cucina coreana, ed è una cosa che quando proverete a farla, perché è molto semplice, tutti potete farla,
e vi accorgerete quanto anche sia goduriosa, perché è una cosa da mangiare con le mani, perché il sam è una cosa che si mangia con le mani e dopo ve lo faccio vedere. L'Istituto Culturale Coreano mi ha dato questa opportunità che io ovviamente ho preso al volo. Ovviamente non sono un influencer Instagram come gli altri miei colleghi e amici che hanno fatto queste live, queste registrazioni di cucina coreana, però con l'Istituto Culturale Coreano ho già collaborato in passato e siamo amici perché io sono una specie di amico dell'ANSIC, quindi adoro l'ANSIC. Sono qui in Corea adesso, sono a Seoul. E sto insegnando in un'università, insegno cucina italiana, quindi una parte della nostra cultura, e intanto sto studiando la cucina coreana. Ecco perché oggi vi faccio vedere queste cose. Togliamo tutti gli straccetti per tenere belle le verdurine e possiamo subito iniziare. Spero che siate tutti collegati. Prima cosa, inizio a spiegarvi un po', gli ingredienti sono tantissimi, però ho voluto fare, non li useremo tutti perché sono un po' italiani e sono un po' coreani, quindi voglio farvi vedere tutte le differenze, ma noi oggi lo faremo con ingredienti prettamente italiani o comunque che potete trovare, perché ci sono alcune cose tipo i bei peperoncini di Calabria e poi le nostre alici sottosale e poi la nostra colatura di alici che mi sono fatto spedire dalla mia compagna. Ciao Anna, grazie, e ciao Frida, la mia bimba. Così prendo l'occasione per salutare tutti. E iniziamo. Prima cosa che bisogna fare, cos'è il possam? Possam è kimchi con suyu, della carne bollita di maiale. Carne bollita di maiale che in Italia non è che lo usiamo tanto, iniziamo a scaldare l'acqua. Questa è un'altra cosa, non so se la vedete, è un'altra cosa tipicamente coreana, è il table burner, è un fornelletto tipo da campo, ma che in Corea viene usato esattamente sulla tavola per cuocervi le cose mentre state, cioè, mangiate, intanto cuocete, intanto continua la cottura, è una cosa fantastica che dovremmo adottare anche noi in Italia. Pancetta, samgyeopsal. In Italia la pancetta di solito la mangiamo come la pancetta, quindi è una cured meat, è una, no, non mi viene più la parola in italiano adesso, è salata e invecchiata, e quindi la pancetta che conosciamo, ma la pancetta fresca come questa non è che la usiamo tanto. Comunque se andate dal macellaio chiedete e ve la dà e costerà poco perché la carne di maiale solitamente non ha un prezzo proibitivo. Qui invece non fanno carne invecchiata, carne salata come la pancetta, come il salame, così, e la usano fresca che bollita diventa molto molto morbida e molto molto buona. Prima cosa, un bel brodone bello saporito per cuocerla, e si fa con, ho già messo un po' di, guardate, un po' di cipollotto. Oh, sì, mi fate vedere. Oh, grazie. Un po' di cipollotto, ne metto ancora un pochettino. Questo che si chiama pa. Pa in Corea prendono molto seriamente il cipollotto. Noi abbiamo il cipollotto che più o meno è come questo, ma qui c'è anche questo è pa, per esempio, però questo è choppa. Questo è tepa, poi c'è silpa, dipende dalle misure. Quindi è preso molto seriamente. Choppa ci serve dopo per fare il kimchi, e questo qua invece adesso possiamo fare solo dei pezzetti così. Oh, comments, manayo, un sacco di commenti, sono tutti in Hangul e non sono così veloce a leggere l'Hangul. Quello sì,
riesco a leggerlo molto velocemente, però non so cosa c'è prima. Comunque, prepariamo cipollotto e poi ci mettiamo foglie di alloro, ce le abbiamo anche noi, per dare un po' di sapore, un po' di grani di pepe nero, tanto li mettiamo così, solo per dare infusione dentro nell'acqua. E questo ingrediente tipicamente coreano si chiama doenjang. In Italia forse lo conoscete come miso, ma è totalmente un'altra cosa, perché il miso è giapponese ed è molto più, un sapore molto più leggero. Questo invece, vedete anche dal colore, ha un sapore bello strong. Andate in un market coreano, a Milano ce ne sono due o tre, non lo so, a Roma ci saranno, nelle grandi città potete trovarli, e lo mettete dentro. È praticamente quello che potrebbe essere il dado, ma è totalmente naturale perché è pasta di soia fermentata. Mettete tutto dentro così, si scioglie, l'acqua diventerà di un colore dorato e poi ce lo mettete dentro. Un'ora, non abbiamo un'ora, quindi l'ho già fatto prima, però volevo farvelo comunque vedere. Ecco qua, e lo mettete dentro e lo lasciate bollire, sobbollire per un'ora almeno, o almeno finché non è molto molto morbido e tutta la parte grassa, anche la pelle, diventa un po' gommosina, e quando la mangiate dentro nel sam vi dà un'esplosione di sapore. Poi questo è fatto, vedete? 2 minuti. Tutto pronto. Adesso la star del kimchi possam. E cos'è? È il kimchi, è il mio amico Pecciu. Questo è un cavolo cinese, vedete che è molto molto grande, e in Italia lo si può trovare ovviamente. Si trova molto piccolo perché viene già sfogliato da tutte le cose. Ovviamente fatemi delle domande, adesso sto cercando un altro. Cosa devo fare per entrare nel canale di Fabrizio? Non lo so, andate su Italy Fabri, cercate Italy con la Y, Fabri senza Y, e dovrebbe venirvi fuori il mio faccione contornato di giallo, e fate clic su lì. E poi già che ci siete, entrate dentro nel mio canale, guardate questo e fate anche un bel iscriviti, o come si dice in Corea, kudokhae juseyo. E anche un sacco di like a tutti gli altri video perché sono molto divertenti. Ok, togliamo le parti esterne. E questo è il pechu, il cavolo cinese. Cosa si fa con questo adesso? Bisogna salarlo. Quindi, primo step, salarlo, togliete le fogliolone e poi fate un'incisione così a metà. Mi raccomando, non tagliatelo a metà, perché è davvero poco coreano tagliarlo a metà. Ho visto un sacco di video di alcune persone che non sono coreane, che magari sono europee o americane, che lo tagliano così totalmente per dividerlo. Ma no, c'è una cosa molto più anche satisfying da fare, non mi viene l'italiano, scusate, ormai c'ho la confusione in testa. E fate così, quando è già aperto, sentite anche il suono. Ah, lo aprite così, perché se lo tagliate completamente così liscio liscio, non prende la salsa bene, invece così prende la salsa meglio e sarà più gustoso il kimchi. Questo l'ho tagliato un pochino troppo. Poi tagliate anche qui in mezzo, così, ma non totalmente, lo lasciate un po' attaccato. Fate così anche con l'altra parte. E adesso lo si sala. E io mi sono fatto mandare anche
il sale italiano, perché ovviamente qui usano il sale coreano, che è diverso. Voi dite sale e sale, no, invece è diverso. Quello coreano è molto più dolce, molto meno salato. E faccio tutto, quando cucino qui, faccio tutto a sciapo, perché continuo a buttarci sale, ma non sento niente. Concordo, Sara. Cosa concorda? Non lo so. Non riesco a guardare bene i commenti e a fare le cose. Ho già preparato quasi tutto, ve lo devo dire, però volevo farvi vedere almeno, se no sto qua solo a parlare e non faccio niente. Sale un po' sopra, così vi fate un po' di massaggio. E poi, già che ci siete, dovreste riuscire a farlo entrare, non so se vedete, dentro tra foglia e foglia, perché dopo lo metteremo nell'acqua. Questa si riempie d'acqua, si mette dentro sale. Adesso andiamo veloce, sennò ci vuole troppo tempo. Tanta acqua da sommergerli, sale, finché non lo assaggiate, tipo il sapore è quello dell'acqua di mare, quindi un bel po' salato, un pochino più del salare dell'acqua della pasta salata. E poi, oltre al sale che c'è dentro lì, dovete anche metterlo un po' qua dentro, in mezzo tra le foglie, perché la parte qua sotto, ovviamente, la parte qui è molto morbida e si lascerà subito andare, quindi il sale agirà subito. Invece qui è più dura e quindi ci vuole un po' di più. Ecco anche perché ho fatto questo taglio, così almeno l'acqua può entrare dentro. Quindi mettete questo, immaginate che qui ci sia l'acqua salata, mettete tutto dentro e magicamente, ecco, così è come si presenta alla fine. Questa è acqua salata, questo è stato a bagno per 8 ore, però anche se fate 10 o 12 non è un problema. E lo tirate fuori così, e adesso vi faccio vedere quando capire anche quando è pronto, perché non è che dovete lasciarlo per forza 10 o 12 ore, dipende un po' dal cavolo. Però, per capire se è pronto o no, vedete, vi faccio vedere quello fresco, ok, croccante, si spacca così, basta che fate così. Quello che è pronto, invece, è flessibile, fate così, non si rompe, ok, vuol dire che è pronto. Lo sciacquate bene bene bene. A questo punto potete anche dividerlo, quindi questo qua io l'avevo già inciso, e fate come quando avete fatto a metà. Adoro la sensazione. Questo anche. E qui abbiamo un Poggi. Poggi è quello che avete visto prima, un cavolo cinese. Questi sono quattro. Prima era Pan Poggi, metà Poggi, e adesso sono diventati magicamente quattro, che dovete sciacquare bene bene, perché il sale qua che c'è dentro, in mezzo nella parte finale, è ancora tanto. E poi dovete strizzarlo anche così. E poi metterlo dentro in una. Oh, guarda, potrei metterlo direttamente qua. Ok, così, commenti? Ah, che divertente, sono coreana. Bellissimo vedere come preparavano il kimchi. Chloe, non lo so, non ho mai visto la serie Chloe. Questo, anche questo, un po' così. E poi dobbiamo preparare il yangnyeom, che è la pasta che serve per fare
fare il kimchi, perché il kimchi non è solo questo. Adesso noi facciamo questo che è fatto, è quello per il possum, è quello Baechu kimchi, è quello che conoscete probabilmente tutti, ma ci sono centinaia di tipi di kimchi, perché il kimchi è un condimento, è un modo di trattare la verdura e di conservarla e di condirla. Non è questo il kimchi, questo è Baechu kimchi, perché Baechu è il nome di questo. Adesso questi video. Ah, yeah. Ok. Questo è fatto e adesso prepariamo il yannyeom, che è il condimento. Prima di preparare il yannyeom, però, voglio immedesimarmi bene nella coreanità e indosserò una cosa che la mia chiamiamola istruttrice, mentore, Sabunim si dice in coreano, mi ha regalato questo esattamente da usare in questa occasione. Ed è un grembiule, ma è anche un grembiule hanbok, che è un vestito tradizionale coreano. Quindi per fare il kimchi alla maniera antica devo onorarlo. E devo mettermi questo vestito che mi farà fare un kimchi meraviglioso. Ci sono? Carino? Bellissimo questo viola, stupendo. Ok, yannyeom. Yannyeom si fa cipolla, zenzero, aglio, quindi cipolla, yampa, manel, aglio e ginger, che è, oh, via, mochi. Tutto dentro nel frullatore. Tutto dentro nel frullatore con anche, sì, venite qua, vicini, vicini. Veloce, veloce, e poi dopo voglio parlarvi di una cosa interessante, perché tutto questo, anche queste verdure che poi dopo. Ok, questi tutti, perché ai coreani piace l'aglio e anche a me e anche agli italiani in genere, quindi più aglio ci mettete. Ecco, una cosa interessante di tutto questo è che non esiste una ricetta perfetta del kimchi, cioè non esistono grammature, dipende da casa a casa, dal vostro gusto, tutte le mamme, le nonne coreane hanno la loro ricetta, quindi quello che dovete sapere sono gli ingredienti, le quantità sta a voi, e anche un po' di mela e anche un po' di pera se ce l'avete, ovviamente ci vorrebbe pe, che è la pera coreana. In Italia la conosciamo come pera nashi, però sono un pochino più piccoline, però anche la mela, sagua, va benissimo. Adesso un po' come. Cerco di andare velocemente qua. Mettiamo metà, un quarto di mela, che serve per dare dolcezza, assieme alla cipolla, serve per dare dolcezza. E poi frulliamo tutto con un po' di zucchero, se ci vogliamo mettere un po' di zucchero, lo zucchero serve per dare da mangiare ai batteri buoni che poi dopo si svilupperanno, quindi hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di carboidrati, e gli diamo questo zucchero e anche un'altra cosa che vi faccio vedere dopo. Acqua, qua vedete, guardate, guardate qua, Haeyun Nim. Guardate, 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 guardate.
l'ho fatta sobbollire anche un pochettino meno di così, perché sennò va dappertutto. E questa sta andando, mi raccomando, non dimenticatevelo, un'ora minimo. Ho messo un po' di acqua così. Così non deve essere per forza una salsa liscia liscia, va bene una purea grossolana come questa. E dove la si mette questa? La si mette in una cosa che si chiama pul, che vuol dire colla in coreano, perché tutto questo condimento va messo dentro foglia per foglia in mezzo. Devo stizzarlo ancora un po'. Foglia per foglia in mezzo a queste foglie. Però se ci mettete questo, la carota e tutta questa frullatino qui, scivola via tutto. Allora ci vuole una colla che lasci ben attaccato tutto il condimento a qui. E qui abbiamo la nostra colla italiana, perché la colla originale che si usa in Corea è questa, che è fatta con farina di riso glutinoso, che è un riso che c'è qui, assomiglia al nostro, questo, mi sono fatto mandare anche questo, assomiglia al nostro riso originario, grano rotondino, piccolino, che va bene per le minestre perché c'è tanto glutine dentro, tanto amido. Se volete provare la ricetta originale, prendete questo riso qui e fate una polvere e poi dopo lo fate bollire. Lo fate solo bollire, quando diventa gelatinoso, poi lo lasciate raffreddare e diventa così, un liquamino appiccicoso. Ma siccome siamo italiani, voi il giorno che volete fare il kimchi a pranzo vi fate una bella pasta, ne mettete un po' di più delle porzioni che volete, quando è pronta per voi togliete le porzioni che avete deciso e il surplus, quello che avete messo in più, lo lasciate dentro, lo lasciate bollire e lo lasciate, e questa è la tipica pastona, queste erano delle conchiglie piccole così, adesso sono diventate giganti, queste erano delle farfalline, ok, le ho stracotte e poi cosa ho fatto? Le ho frullate e questa è, perché il pull, la colla per il kimchi italiano, ho voluto usare della pasta, va benissimo perché potete usare la farina, potete usare la farina di riso, questa è la pasta, è perfetto perché è appiccicosa e ci sono un sacco di amidi e carboidrati dentro che sono altri cibi per i batteri buoni che fermentano e fanno tanto acido lattico. Quindi questo adesso si mischia tutto assieme. Qua dentro forse un po' tanto. Facciamo così. Questo ce lo mettiamo tutto. Questo ce ne mettiamo metà. E poi andiamo col condimento. Col condimento vero e proprio, che è fatto per il 70% da peperoncino, che in Corea si chiama gochugaru, che è questo è l'originale coreano, questo è il peperoncino calabrese frullato che mi hanno mandato dall'Italia, però se usate questo e basta, il colore tipico del kimchi, un po' rosso, rosso fuoco, rosso brillante, non lo ottenete. Allora, cosa ho pensato? Anzi, non io, la stessa idea anche quella della pasta, che mi è stata data da un signore molto famoso in Corea che si chiama Baek Jong-won. Intanto ne approfitto per bere. C'ha anche le tazze con la sua faccia, quindi potete immaginare che è un personaggio molto conosciuto in Corea.
E mi ha dato l'idea della pasta, che è un'idea davvero, davvero interessante. E anche l'idea di usare per colorare la paprika, perché la paprika la si può trovare anche in Italia. Mentre il gochugaru è un pochino difficile da trovare, la paprika la potete trovare. Quindi col peperoncino italiano date la piccantezza e con la paprika date il colore. Ah, peperoncino, quanto ne mettiamo? Ma tanto, una roba del genere. E la paprika? Tutta? Quasi? Sì, queste sono quantità coreane di piccantezza e di colore. Solitamente tutto questo viene fatto col gochugaru e il colore è molto più rosso brillante, però adesso vediamo come viene con i sostituti italiani che potete trovare tutti nei supermercati. Ovviamente non fate come me che fate un pochi solo, un becciu solo, fatene almeno 8 o 10, se no il gioco non vale la candela. Dovete farli e poi dopo lo potete tenere per un anno anche. Tanto è così buono che lo finite prima, però lo potete tenere per tantissimo tempo. Ok, il colore quasi ci siamo. E poi adesso ci mettete dentro le altre verdurine che sono questo, che si chiama mu. In Italia non c'è, è una rapona. Potete usare il daikon o potete usare le rape bianche o rosse che vanno benissimo, sono della stessa famiglia, quindi va bene. Ecco, sto iniziando a colorarmi le mani di rosso, ed ecco perché dopo, quando farò il kimchi seriamente, devo mettermi dei guanti, perché sennò non vi va più via l'odore di aglio e non vi va più via il rosso dalle mani. Quindi mu tagliato così a fiammifero, bastoncini piccolini, ta, 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 ho già fatto prima perché sennò ci vuole troppo tempo. E mischiate tutto. Urca, dovevo prendere una crud. Oh no, 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 cosa succede qua? Sta uscendo tutto. Il mio bellissimo fornelletto giallo. Ok, mettete questo e poi carota, tangen, sempre tagliata a fiammiferino perché queste daranno croccantezza, perché il tutto, anche questo in realtà, adesso è così flessibile, ma quando pensate che lo lasciate magari anche per un mese a fermentare, la croccantezza rimane sempre perché è la cosa bella dei cibi fermentati. Il fatto che, nonostante siano invecchiati, che siano aggrediti dai batteri buoni che creano l'acido lattico, la croccantezza rimane sempre. Mettiamo tutto e anche un po' di choppa per dare un po' di colore. Solitamente in Corea visto che è molto flessibile la ricetta, come vi ho detto, solitamente in Corea si usa anche una specie di erba che si chiama minari, che è water parsley, quindi una specie di nostro prezzemolo, che però non c'è in Italia. Quindi potete usare il prezzemolo, perché è uno della famiglia del prezzemolo. Così lo tagliate grossolano e pure questo dentro. È una cosa divertente, potete farla. No, stavo dicendo, potete farla anche con i bimbi, però forse è meglio di no, perché se poi dopo si toccano la bocca o gli occhi o il naso con questa, non è tanto simpatico. Grazie che mi portate via tutte le cose. Wow! Questo è quasi fatto, ci manca una spinta di sapore che viene data da altri elementi fermentati.
che in Italia potete usare colatura di alici e le alici. In Corea, giusto per farvelo sapere, si usa questo, che come faccio a farvelo vedere, sono molto piccoli, che si chiama seujot, sono dei gamberetti piccolini piccolini, anche questi salati e lasciati fermentare. E poi si usa questo che si chiama ekjot, che è la fish sauce, salsa di pesce. Sapete quella thailandese? Ecco, se non volete usare la colatura di alici, che è un po' caruccia, però è un ottimo sostituto perché sono molto simili, potete usare la salsa di pesce che trovate nei supermercati, quella col tappo verde famosa, col calamaro sopra. Ecco, quella va benissimo per sostituire l'ekjot. Io adesso non uso l'ekjot, uso la colatura di alici. Quanto ne mettiamo? Non lo so, ci mettiamo 2 cucchiai, 3 cucchiai, dipende tutto da quello che volete. 1, 2, 3, abbastanza? Penso di sì. La paprika va a intaccare il sapore poi? Sì, certo, cioè nel senso, la paprika... Dov'è che? Julia Wolf. Sì. La paprika ovvio che dà tanto sapore, ma è un sapore dolce. In realtà questo, che è cociugaro, racchiude in sé la dolcezza della paprika, il colore della paprika e la piccantezza del peperoncino. Qua il colore, avete visto, è molto diverso. Se volete farlo solo col peperoncino non c'è problema. Però poi non sarà molto tradizionale alla vista, al colore e a tutto. Adesso velocemente, perché mi sa che sto andando un po' fuori tempo. 4, 5 o 6 alici, così come sono, anche un po' salate, non togliete troppo sale. Tutto, ossa, teste, tutto dentro. Tanto le lische si ammorbidiranno con la fermentazione e non c'è problema. E poi tutto il resto si amalgamerà e questo diventa poi una pasta che si perde all'interno, lasciando solo il sapore. In realtà in Corea si usano anche le ostriche e i calamari freschi, cioè nel senso, qua dentro ci mettete le ostriche sgusciate ovviamente, fresche, e poi dopo lasciate fermentare tutto assieme. Questo non potete farlo fermentare per tanto tempo, tipo un mese così, no, perché le ostriche poi o il calamaro puzzano, però potete tenerlo per una settimana e le ostriche e il calamari danno un sapore fresco, iodato, di mare. Questo qua dentro e ci siamo. Yannion pronto! Adesso possiamo fare il kimjang. Possiamo condire il nostro kimchi. Cosa ne dite, amici coreani? Sì? No? Iroke guenchanayo? Yeah, kind of. Qui mi dicono che sono già oltre i 30 minuti. Come mio solito, vado fuori tempo, che mi piacere. Però ci sono troppe cose interessanti da dirvi e io ve le devo dire, quindi non so cosa fare. State qui in diretta comunque con me, tenetemi compagnia per un'oretta, tutto via, tutto. E vi faccio vedere velocemente e poi dopo mangiamo e poi dopo vi lascio anche andare perché
magari avete i vostri impegni. Ok. Questo dovrebbe essere un pochettino più rilassato. Quindi l'abbiamo lasciato, sì, 8 ore e non è tanto stato sufficiente, perché è flessibile, sì, ma qua dovrebbe proprio lasciare, ecco, dovrebbe essere tutto così. Vedete questo che è proprio lasciato andare, qui invece è ancora un po' croccantino, invece no. Guanti, fa niente, lo faccio così a mani nude. Stanno andando a prendermi i guanti. Nel frattempo volevo ringraziare tanto l'Istituto Culturale Coreano che organizza queste, prima di tutto organizza la Korea Week, che, come ho detto appunto anche nelle mie storie, è una cosa molto importante per la Corea e per l'Italia, perché l'Italia ancora conosce poco la Corea e mi piacerebbe, scusate il rumore, mi piacerebbe che la conoscesse di più, come ho fatto io una decina d'anni fa e adesso ci vivo, quindi vedete l'effetto di conoscere meglio la Corea. Che marca è la salsa di pesce? La salsa di pesce quale? Questa, quella che ho usato adesso, è la colatura di alici che potete trovare nei supermercati, magari non tanto. Questa l'ha comprata Anna, la mia compagna, a Italy. No, è da tanto... sì, a Italy, sì. E invece la salsa di pesce si chiama... non mi ricordo. Comunque ha un tappo verde, verde fluo e... La riconoscete sicuramente nella parte dei supermercati etnica, dove ci sono tutte le cose che vengono dal mondo, la trovate sicuramente. Ok, foglia per foglia, così spalmate bene, poi l'altra foglia, prendete ancora un po' di yannion. Vedete perché serve la colla? Perché adesso rimane tutto bene attaccato. Wow, inizia a essere già, ti apre il naso e lo massaggiate. È una cosa bellissima da fare tutti assieme, tutta la famiglia. In Corea si fa il kimjang, come noi facciamo la pumarola tutta la famiglia, e poi dopo per tutto l'anno c'è la salsa per tutti. Ecco, qui si fa così, c'è la nipote che taglia la rapa, c'è il cugino che sala il pecio, e poi dopo tutti si mettono dentro gli onghi a fermentare, chi c'ha gli onghi, se no si mettono dentro nelle scatole di plastica, e poi dopo si lascia a fermentare. Noi adesso non abbiamo tempo di fermentare, quindi me lo mangio fresco così, perché il kimchi, per fare il possam, il possam kimchi non è tanto fermentato, ha 2 o 3 giorni di fermentazione. Altre preparazioni come il kimchi jjim, il kimchi jjigae, serve un kimchi più fermentato e quindi più acido. Ok. Mettiamo qui ancora, questo è il posto del kimchi, lo chiudete così. How's that? Looks nice. Vedete? Dentro in tutti gli strati c'è dentro un po' di carote, un po' di mu, un po' di cipollotto e tanto, tanto condimento che rimane attaccato. E lo lasciate fermentare così. Ancora lo spalmate così. Stavo dicendo prima dell'Istituto Culturale Coreano che organizza la Korea Week e ringrazio che fa promozione della Corea. Io sono più che felice di aiutare in questa missione di far conoscere, per me, per quanto mi riguarda, la cucina coreana. Mi stanno dicendo: hai già fatto 40 minuti Fabrizio, sei totalmente fuori tempo massimo, ma fa niente, mi sto divertendo a fare questo.
Adesso mi fermo, così smettono di farmi vedere che ho già superato i 40 minuti. Vabbè, avete capito, insomma. Andate avanti così, ne avrete magari una decina da fare, con questo ne potete fare, sì, una decina di quarti, quindi 5 o 6 cavoloni cinesi interi. Questo lo mettete via. Ok, mettete via tutto il vostro vassoione, lasciate così, e adesso è il momento di vedere se il nostro suyuk è pronto. Questo qua forse no, ma l'altro sicuramente sì. Taran Sangyeopsal. Gansambida. Ok, dov'è che è? Diamo una pulita qua, perché nonostante abbia usato un bel vassoione, lo stesso ho fatto un disastro. Ok, questo è come si presenta, è come si presenta dopo. E ve lo faccio vedere, lo tocco con le mani. Questa è la pancetta, vedete com'è? Super morbida, ha preso, si è intrisa di tutti i sapori delle verdure e del doenjang. Ma prima vi ho detto del doenjang, magari non lo trovate, però per insaporire questo brodo, dove poi farete bollire la pancetta, potete usare la salsa di soia, quella la trovate dappertutto. Meglio se usate ganjang, che è la salsa di soia coreana, che non è come la salsa di soia giapponese. Come per il miso o doenjang, i sapori sono differenti, un pochino più decisi e marcati e gustosi, quindi io preferisco quello. Ma non sempre si può trovare, quindi se non vivete a Milano o in grandi città, potete usare quello. Ok, questo è fatto. Quando la pancetta è fredda, adesso più o meno questa è fredda, cosa si fa in Corea? Usiamo questo. Cosa si fa in Corea? La si taglia. Questa è la prima parte. È ancora rosa, fuori però c'è tutto il condimento, non resisto. La tagliate così. Adesso ne taglio un po' per fare un po' di display. Se guardate il canale YouTube dell'Istituto Culturale Coreano, potete vedere non solo video, informazioni che riguardano il cibo, ma anche cultura coreana in genere, K-pop, arte, danza, hanbok, queste cose molto tradizionali, molto molto interessanti per entrare nello spirito coreano. Okay. Di solito viene presentata così. Ok, Sangyeopsal e il nostro kimchi, che è anche questo qua dovremmo tagliare. Lo taglio qua anche questo. Sangyeopsal lo mettiamo qua. Ok, tagliamolo a metà. Ulteriormente, così faccio dei pezzettini umani da mangiare. Prima ve lo faccio vedere così e facciamo un bel impiattamento. Guardate se non è meraviglioso. Questo a me e anche a una persona coreana gli fa venire l'acquolina in bocca, e a me sta già venendo in realtà, quindi tagliamo così questo
me lo mangio io e faccio un possam improvvisato con pecho kimchi, possam e la sorpresa, questa che si chiamano samche. C'è è una parola che richiama le verdure, yace verdura, c'è comunque vuol dire una radice che vuol dire verdura in coreano, e queste sono le samche, quindi vuol dire le verdure per il sam, e sono delle foglie. Perché cos'è che fate? La cosa bella, la cosa primordiale del mangiare con le mani. Si prendono i chokkarak, che sono le bacchette, si prende un pezzo di suyuk e si mette al centro, poi si prende un po' di seojot, se volete, per dare sapore. Se non ce l'avete potete metterci un pezzettino di acciuga, perché no, adesso provo, magari è buono. Con l'acciuga non ho mai provato, l'ho già messa dentro nel kimchi, ma non ho mai provato. Ecco qua, un pezzettino di acciuga e poi un po' di kimchi. Ah. E poi ho bisogno di qualcosa da bere. E fortunatamente, visto che dopo, sì, mi indicano l'aglio è importante, perché non ce n'è abbastanza qua dentro, che ce ne sono 35 spicchietti, bisogna anche mettere un po' di aglio crudo così com'è. E da bere, la città di Seoul è stata così gentile a me, e ho visto anche nelle altre dirette degli altri partecipanti alla Korea Week, ha mandato, per me è stato facile perché mi è venuto un signore in casa e mi ha detto: ah, c'è un simpatico omaggio dalla città di Seoul. Mi ha dato questa bellissima ciotolina fatta di cotone, no, di bronzo, scusate, non cotone. Fantastica, col suo... Questa è una delle porte di Seoul, credo che sia Gwanghwamun, una delle più famose, le porte della città. E questa me l'ho data perché dal 15 novembre, quindi questo novembre, fine ottobre, novembre, è un mese importante di promozione della cultura coreana, perché ci sarà il Taste of Seoul, che è una settimana, non so un periodo, li fanno così come televisione. Dai, stringi, do una sciacquata. E c'è il Taste of Seoul che inizia il 15 novembre, quindi troverete delle informazioni sia sull'Istituto Culturale Coreano, sul canale YouTube dell'Istituto Culturale Coreano e altre risorse. Comunque cercate Taste of Seoul, è una manifestazione che riguarda ovviamente il cibo. Stanno ridendo qua perché io continuo a parlare senza mai fermarmi. Questo è Macaulay. Vedete, ho un sacco di cose da raccontarvi e non basta un'ora. Macaulay, che di solito si beve in una coppetta, ecco perché ho deciso di usare questo, così ho unito raccontarvi di Taste of Seoul e anche per bermi il mio Macaulay, che è un vino birra di riso fermentato. Anche questo, se non l'avete mai provato, provatelo, perché è profumato, profuma di rosa, è fatto di riso ma profuma di rosa, è buonissimo, è anche frizzantino, è rinfrescante, meglio del prosecco, potete farvi questo invece del prosecco. Ecco, sam è perfetto. Comunque torniamo al nostro sam.
Sam, ci siamo. Chiudiamo. Chiudiamo. Potete dargli un'altra chiusura se volete. Così. E poi? Non posso parlare. Sì, appena finisce sto periodaccio, venite in Corea. Scrivetemi. Me ne faccio un altro. Potete cambiare. C'è questo che è Kenny. Questa che è Sanchu. Sanchu è lattuga. Kennip è una cosa che non c'è in Italia, però forse trovate i semi, è la pianta di perilla, che ha un sapore di menta, una cosa del genere, ed è buonissima perché potete farvi il Sam anche con questo, e me ne faccio un altro. Questo, poi cosa ci posso mettere? Oh, con la sugar era molto buono. Quindi va benissimo, un po' di aglio, così la fiatella non perdona, un po' di kimchi, un bel po', e poi un sorsino di macolli per preparare la bocca, e poi questa è una fogliolina un pochino piccola. Mi raccomando, tutto assieme a... Ti dà una soddisfazione mangiarlo con le mani? Inimmaginabile. Adesso siamo andati un po' oltre, però avevo tante cose da dirvi, anche perché vivendo qui ormai so un po' di cose, quindi mi piace raccontarvi. E penso che siano cose interessanti per voi. Però adesso mi sa che è un po' ora di finire. Continuiamo a brindare assieme. E alle 19, quindi fra 2 ore immagino, c'è un altro spettacolo di... Mi dicono che siamo 50 minuti over, siamo totalmente fuori. Quindi è meglio finire. Domani un'altra diretta con Damiano Carrara, che farà i songpyeon, che sono dei dolcetti di riso, sempre fatta con quella con chapsal garu, che è la farina di riso glutinoso, e scusate, ho una memoria veramente terribile, quindi Harmony of Light è il nome dello spettacolo, che ci sarà alle 19, un spettacolo molto bello di luci e suoni, perché la Corea è luci, suoni, danza, fantastico, colori soprattutto, molto colorato. Venite, mangiatevi possam. Adesso potete farvelo tutti a casa, soprattutto potete farvi il kimchi. Continuo a guardarlo e non riesco a togliergli gli occhi di dosso. E con la pasta credo che sia ancora più bello, perché è tutto lucido. Tra un paio di giorni questo è una bomba. Adesso lo sto mangiando, è buono subito, è buono tra una settimana, è buono tra 2 mesi, è buono tra un anno, cambia, evolve come tutti i cibi fermentati, però fatevelo a casa. Se avete delle domande scrivetemi su Instagram, Fabrilicious, oppure iscrivetevi al mio canale YouTube, e quando faccio i video mi scrivete i commenti e cercherò di rispondere. Ho detto tutto? Sì, ho detto tutto. Dall'11 al 15 novembre Taste of Seoul.
Ok, quindi domani guardate l'ultima puntata con Damiano Carrara. Oggi spero vi siate divertiti, abbiamo fatto un sacco di disastri, ci siamo divertiti come bimbi a spalmare una pastona piccante dentro in un cavolo cinese. Questo è il kimchi, è appunto una cosa che si fa assieme per divertirsi. Salute. Ciao a tutti, baci, baci per gli amici coreani, faccio come nei programmi televisivi, saluto a casa per mamma e papà, Anna e Frida, e to my Korean friends, jaechingu hante, sarangheo, as always. And thank you, 감사합니다. 비디오 봤어? 정말 감사합니다. 안녕하세요, 아리베데르치 amici italiani, bye bye, ciao Istituto Culturale Coreano, ciao a tutti. Bye, live, finita, finito tutto, bang! Mostrami colui la cui incolumità ha causato tanto.